Benvenuti amici, questa sera ci troviamo a casa di un grande amico di Candelara, Gilberto Grilli, un grande artista e un grande collezionista d'arte. Come vedrete non si tratta di una vera e propria casa, ma di un vero museo. Come l'hai realizzato Gilberto? Ma io non ho vent'anni, quindi avendone più di 50 ho avuto possibilità di conoscere tanti artisti e di fare per loro mostre e libri e quindi a un certo punto eh, gli artisti, si sa, in genere sono sempre un po' squattrinati e mi dicevano guarda Gilberto, ti diamo un quadro al posto del, di un pagamento. Quindi io ho raccolto con tanto amore queste opere grazie alla mia disponibilità nei confronti degli artisti e grazie alla loro disponibilità nei miei confronti. In più mio padre aveva delle opere a casa e purtroppo è morto, quindi ho, ho, ho avuto anche adesso questa... Possibilità di portare giù da casa di mio padre questo po' di quadri che vedete in questa casa, insomma, ecco, li ho appesi anche per onorare la memoria di mio padre. Nessuno spazio della casa è lasciato senza opere d'arte e anche il bagno ha trovato delle opere molto particolari. Beh, hai parlato di tuo papà, per cui in qualche modo mi viene spontaneo farti una domanda. Tu sei nato e provieni da un piccolo paese, un paese bellissimo, che è Mercatello sul Metauro. Però, eh, com'è stata diciamo, la tua infanzia e la tua adolescenza in un paese così piccolo, quanto tu sei un tipo eh, che hai voluto, diciamo vivere, gioioso, in qualche modo ti sei sentito diciamo, stretto in questo piccolo ambiente e qua, diciamo, come sei arrivata alle grandi città? Ma il paesino dove sono nato è piccolissimo, poca la popolazione, poca la cultura, eh, però eh, ci ho vissuto l'infanzia, poi ho studiato a Urbino, quindi mi sono un pochino subito decentrato. È stata molto dura perché io vengo da una famiglia molto povera che eh, pur di farmi studiare hanno fatto dei sacrifici enormi e io da piccolo sono appassionato d'arte. Come diceva Leonardo, già da piccolo nei muri vedevo le macchie di umidità e ci creavo un cavallo, una testa, una figura, un paesaggio. Quindi questo è un istinto che uno ha della creatività che poi lo proietta su tutte le superfici che trova a seconda della possibilità che ha di lavorare perché quella volta non avrei neanche mai potuto comprare tele colori perché proprio non si poteva, eravamo poverissimi. Dopo aver studiato a Urbino facendo su e giù col pullman tutti i giorni 40 km, quindi un sacrificio, sottolineo molto grosso, per cinque anni ho cominciato a disegnare, a dipingere e poi si è evoluta la situazione creativa perché ho scelto anche un genere molto difficile che è il figurativo il quale ha bisogno di un'energia, di, un di un allenamento sempre quotidiano per poter disegnare bene, per poter arrivare a certi risultati. Non è come l'astratto che più sei libero e più sei veloce, più sei istintivo delle volte meglio è. La pittura figurativa richiede un lavoro stratificato negli anni per imparare proprio la tecnica e per poi esprimere le proprie idee pittoriche. Quindi la mia infanzia è stata molto remissiva in quel paese, Uff, disegnavo di nascosto, disegnavo, mi vergognavo anche a far vedere le cose, mi ricordo che il primo disegno l'ho venduto a 500 lire, era un po' un gioco alla roulette russa perché non, non avrei mai immaginato poi di riuscire ad arrivare, ma non tanto come successo personale di pittore, ma anche come curatore di altri pittori per passione a questi livelli. Quindi sono molto contento di aver fatto le mie scelte molto decise e eh, non ho mai avuto paura di nulla. Ho fatto il cameriere, l'infermiere, prima di, fare di dedicarmi solo all'arte, pur di non rinunciare a stare in questo mondo dell'arte. Questa è la mia infanzia, sacrificio totale. Certo, un sacrificio che poi a giorni d'oggi i ragazzi conoscono sempre di meno. Poi però c'è stata, diciamo, un colpo di fortuna non indifferente ed è stato il tuo incontro col maestro Pietro Annigoni prima se non ricordo male eh, entrando nel, diciamo, nel suo entourage dalla bottega e poi, e poi ce lo racconti tu. Sì, io lavoravo a Bologna come grafico pubblicitario e ho visto al telegiornale l'inaugurazione degli affreschi di Monte Cassino, perché Annigoni ha ridipinto Monte Cassino dove c'erano gli affreschi di Luca Giordano che durante la guerra furono distrutti dai tedeschi, dagli americani perché pensavano che ci fossero i tedeschi. Questa è piccola parentesi. Ho visto al telegiornale questa inaugurazione di questi santi tutti consumati dal, dalla sofferenza, perché la fede intesa in senso così retorico. È un po' la ricerca attraverso la sofferenza di un qualcosa che sta tra cielo e terra. Ecco, però non è che questi santi poi facevano una vita molto bella. Vedendo questi visi scavati, questi, queste ricerche iconografiche di Annigoni, così sofferenti, che parlavano dell'interiorità più che della bellezza esterna, mi sono innamorato di, della sua pittura, mi sono licenziato il giorno dopo dal mio lavoro e, e sono andato, in poche parole, dopo un mese, a studio da lui. Dove non voleva neanche prendermi perché era già anziano e non voleva più allievi, però ha detto: Frequenta lo studio, vedo che hai tanta passione, e sei anche portato per il disegno, ma devi lavorare molto. Quindi non è che mi ha illuso dicendo che ero un grande pittore, perché io lo sapevo di non essere. Un... Lui, lui è un grande pittore, dico è perché le opere sono immortali, però non è che mi ha illuso. Io ho continuato a dipingere sempre con la coscienza che poi sarei voluto diventare l'esperto della sua opera, quindi il biografo, che poi avviene dopo. Però il, la mio, il mio inizio è stato questo, lasciare un lavoro sicuro per seguire il mondo dell'arte. In questo caso la mia scelta è stata nettamente della, nella figurazione, perché Annigone è il pittore figurativo più famoso nel mondo nel Novecento. Certo, è anche il più discusso e eh. per questo siamo dovuto anche combattere delle grandissime battaglie. E oltre a Annigoni è seguito poi tantissimi altri artisti. Diciamo quali possono essere, così in modo figurativo, gli artisti della tua scuderia? Dopo Annigoni, allora per 18 anni mi sono dedicato solo ad Annigoni, ho fatto 25 libri e 48 mostre, con l'aiuto della famiglia e con qualche aiuto anche di qualche ente pubblico. Prima ancora quando c'erano le sponsorizzazioni, ora non esistono più perché purtroppo abbiamo una crisi totale e Quindi è stato un girovagare per tutta l'Italia con, con le mostre itineranti di Annigoni, con i libri, le monografie, addirittura abbiamo fatto un libro in Cina, i cinesi hanno voluto un libro di Annigoni, l'ho curato io. E poi durante questo itinerare eh, ho conosciuto altri artisti che erano molto innamorati di Annigoni e quindi eh, loro stessi molto bravi e ho detto ma allora eh, proviamo anche a far conoscere questi giovani che sono ancora vivi comunque, perché un pittore fino a 40-50 anni è considerato giovane, dopo la maturità viene dopo. E, e quindi ho conosciuto Bruno Darcevi, ho conosciuto Claudio Sacchi, ho conosciuto Alberto Lanteri, ho conosciuto Ubaldo Bartolini, ho conosciuto Mario Logli, tutti questi pittori figurativi che fino a pochi anni fa erano tenuti un po' in sordina perché il mondo dei concettuali ha eh, un pochino schernito questa pittura, la, la ritiene molto retorica, invece non è vero, perché secondo me l'arte quando è espressa con amore, con tecnica, con sapienza e con poetica non è mai né vecchia né giovane, è eterna, questo è il mio discorso, quindi ho seguito questi giovani, ho fatto libri per loro, mostre anche loro e anche loro mi hanno in qualche modo gratificato con alcune delle loro opere. Che per me sono irremovibili, stanno in casa e me le godo, e ho la loro energia qui presente con me. E loro hanno il mio lavoro che ho fatto, in qualche modo, per divulgare il loro genere di pittura che, ripeto, oggi è un pochino penalizzato. Eh, certamente. E se non uh, ricordo male, già da um, circa due settimane, sul il quindicennale Il Metauro, è uscita una tua nuova rubrica, Incontri d'arte. Sì, è una rubrica che abbiamo deciso di fare con gli editori di questo giornalino, che è così un po' di territorio, ma è molto letto, fanno circa 15.000 copie, e quindi eh, divulga comunque. Quindi è importante quello oggi, esserci nelle, nelle cose. E questa rubrica Arti incontro, eh, ogni volta parla di un artista. In questo caso eh, ho voluto essere un po' campanilista, nel senso che ho cominciato eh, per un anno faccio solo artisti marchigiani. Quindi Claudio Sacchi, Bruno D'Arcevo, Baldo Bartolini eh, e altri, e Mario Logli. Ehm, e ogni volta spiego un po' le loro tematiche, c'è un'opera riprodotta e anche una scheda tecnica, perché oggi la gente non sa più come si dipinge, non sa più che i pittori figurativi ancora fanno i colori da soli e quindi sono colori molto più belli di quelli che si acquistano nelle mercerie. E hanno un lavoro anche di, da quel punto di vista: le tele le, le danno il gesso loro, le montano loro. Cioè, veramente c'è anche un'artigianalità dietro questi artisti che è veramente esprime calore umano da tutte le parti, perché altrimenti oggi altri pittori che lavorano col computer oppure con le telecomputerizzate, eccetera, sai, l'umanità un pochino si è persa delle cose, il gesto, il calore, il toccare le, i materiali, non esiste più questo, esiste solo una ricerca di fare presto, veloce, arricchirsi subito, mentre invece questi pittori non hanno fretta, hanno ancora un ritmo di vita molto diciamo così metà novecento perché l'ottocento è troppo lento Beh. però adesso siamo troppo veloci il loro sono a metà e dipingendo esprimono il loro ritmo che è umano ancora e quindi anche chi guarda si riposa perché mh, se tu vai a vedere una mostra di fontane vedi 30 tagli e quando ne hai visto uno li vedi tutti vai velocissimo in un secondo no? invece questi artisti creano un'opera diversa dall'altra con un soggetto diverso un tema diverso una tecnica diversa essendo artisti completi nel loro genere e quindi non tannoi mai. E questa è l'arte che io considero la più vera di tutte, con tutto il rispetto per la gestualità del segno di Fontana, che ha un significato molto profondo, ma la pittura che fa godere è un'altra. Sì, fra l'altro, ritornando alle tecniche artistiche... Qualche anno fa avevi realizzato anche un bellissimo libro che spiega tutti i segreti dell'antica pittura e entra nei, de nei dettagli, ma con un linguaggio assolutamente lineare e semplice, adatto per tutti. Potrebbe essere un bellissimo manuale che per tutte le scuole d'arte. Fino adesso abbiamo parlato del Gilberto appassionato d'arte, critico, collezionista, ma... Potremmo rivedere ancora qualche tua opera? Hai in previsione qualche nuova mostra? Dopo 18 anni, mh, mi hanno chiesto di fare una piccola mostra di un genere che io feci tanti anni fa, ne feci più di 300, eh, sulla solitudine della chiesa. C'è cioè un po' questo teatro chiesa dove si muovono questi vescovi, questi cardinali, in una ricerca spirituale che oggi anche loro stessi mettono in discussione delle volte, perché si evolve tutto, cambia tutto, il genere umano gestisce una cosa ma poi può anche non fallire ma può anche rivedere questa cosa e quindi eh, c'è una crisi anche in, all'interno del grembo della chiesa e io ho preso in considerazione questa, ma senza volgarità o senza eh, essere troppo pesante, semplicemente questi personaggi si muovono come in un teatro e cercano una, una luce che li ispiri, che li porti in cielo oppure che li faccia vivere in terra ispirati da, un, da Dio e c'è nell'angolino sempre un diavoletto col forcone e quindi c'è anche un senso un pochino ironico di questa pittura che è anche divertente, il tipico mio quadro che era famosissimo che ho fatto mh, tanti anni fa, il confessionale che da una parte c'è il diavoletto che si confessa e da una parte c'è un cardinale. E <ride> quindi il bene e il male che si incrociano, come, eh, come è naturale che sia, insomma. E quindi questo genere qui mi piace e lo rifaccio volentieri. Però erano 18 anni che non toccavo un pennello. Adesso ci riprovo, anche perché il mio lavoro mh, col Museo Annigoni è finito, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Questi nuovi artisti sono viventi, quindi hanno bisogno di, di collaborazioni sporadiche da parte mia, non sempre fisse. Quindi penso un po' anche per me stesso adesso. Se, se avrò salute eccetera. Gilberto, noi ti ringraziamo che ci hai ospitato questo pomeriggio nella tua casa, ci hai fatto un caffè e soprattutto abbiamo scoperto tante cose di te, della tua vita privata, della tua vita professionale soprattutto le tue grandi passioni per i grandi artisti. Ci hai mostrato la tua bellissima casa che è un vero e proprio museo che è, come hai detto tu è costruito attraverso queste relazioni personali con i più grandi artisti che ci sono nel nostro bel paese, l'Italia. Sì, eh, sono molto contento che sei venuto a fare questa visita, anche perché la vedranno anche altre persone e spero che gli venga la curiosità di venire a vedere davvero le opere d'arte, perché la mia porta è sempre aperta, per chi ha curiosità di conoscere tecniche, pittori, vedere quadri che non si vedono spesso in giro, quindi è un modo anche per divulgare il mio amore per la pittura. Grazie a te. Grazie Gilberto.